Il tanto atteso bypass del Galluzzo diventa realtà con il taglio ufficiale del nastro del 29 maggio 2017. Si tratta del prolungamento della Firenze-Siena con la via Cassia, che garantirà un notevole miglioramento della viabilità in entrata e in uscita da Firenze, dalla 1 e dalla Firenze-Siena, alleggerendo il tratto di via Cassia che attraversa il centro abitato del Galluzzo, che verrà appunto bypassato con la nuova infrastruttura. Un'opera di circa 4 km di lunghezza complessiva, che comprende tre gallerie e un viadotto, per un investimento di circa 60 milioni di euro. Purtroppo in Italia molte opere sono attese da decine di anni. Abbiamo fatto già tanta strada col governo Renzi e col governo Gentiloni, nel senso che abbiamo aperto la variante di Valico, abbiamo aperto la quadrilatero, la Salerno-Reggio Calabria, quindi adesso dobbiamo continuare con questo ritmo e investire sempre di più nella fluidità, nelle connessioni, perché più connessione significa meno inquinamento, più qualità di vita e anche più sviluppo per tutti noi. Questa è un'opera molto importante perché è un'opera in una zona particolarmente di pregio ed è la dimostrazione che anche nelle zone di pregio, con un'amministrazione che giustamente è molto attenta al paesaggio e al territorio, le opere si possono fare. Sarà di grande beneficio per quanto riguarda la fluidificazione della circolazione, ma anche per quanto riguarda la sicurezza stradale. È un'opera importante specialmente per chi abita al Galluzzo. Dal punto di vista della sicurezza e della qualità dell'aria, gli abitanti saranno sicuramente i primi a trarne beneficio. Questa è la più importante opera realizzata tra le opere di compensazione della famosa terza corsia, con benefici straordinari per tutta l'area metropolitana di Firenze. Riduzione del 60% del traffico nell'area urbana del Galluzzo, 700 auto all'ora in meno, fluidificazione di tutto il traffico che va da Siena a Firenze, con la distribuzione verso il centro su via Senese e via Bagnese. Rifaremo così anche tutte le strade che prima non potevamo fare a causa dell'imbuto che si creava al Galluzzo, e credo davvero che sia un grande momento di sviluppo di tutto il sistema di infrastrutture dei trasporti della nostra città, atteso da tanto.